Salve a tutti e bentornati a Questo non è un TG, edizione locale, da Alessia Ligresti. Oggi parleremo della prevenzione andrologica per i giovani e del parcheggio nella vecchia darsena a Savona. Prevenzione andrologica per i giovani. Inizia a Savona il progetto Prevenzione andrologica giovani adulti, promosso dalla struttura complessa di urologia dell'ospedale San Paolo di Savona, diretto dal professor Claudio Giberti, con il patrocinio della ASL 2 Savonese e della Società Italiana Andrologica. Gli andrologi dell'ospedale San Paolo hanno pertanto realizzato un semplice opuscolo informativo completo di illustrazioni e descrizioni relative a queste problematiche. È nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 25 anni, infatti, che si manifestano malattie come il varicocele, le forme infiammatorie dell'apparato genitale o le neoplasie testicolari. Parcheggio nella vecchia darsena a Savona. La Giunta Comunale di Savona ha approvato la convenzione con la società Orsa 2000 SPA, realizzatrice del complesso edilizio denominato Complesso del Crescent, relativa alla gestione del parcheggio convenzionato ad uso del pubblico da realizzarsi nella zona della darsena vecchia. La convenzione avrà durata di 6 anni. Trascorsi 3 anni, previa verifica dello stato di attuazione, il Comune potrà esercitare la facoltà di acquistare la struttura. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ringrazio per averci seguito e arrivederci.